Confartigianato è attenta da sempre al tessuto economico e anche sociale del nostro paese. Sono un po' i numeri che ci raccontano di questa realtà, quella del terzo settore, un mondo composito, dinamico e in continua crescita. Secondo i dati dell'ultimo censimento dell'Istat del 2019, si contavano sul nostro territorio circa 360.000 enti con 860.000 addetti, numeri sicuramente destinati ad aumentare. Su questo argomento da tempo era nata l'esigenza di varare una disciplina normativa, di dare supporto alle organizzazioni dell'economia sociale e di riconoscere il loro ruolo essenziale per lo sviluppo dell'economia della società stessa. È nato per questo il codice del terzo settore, sulla spinta di una legge delega che si è posta fin da subito come obiettivo quello di dare una disciplina organica e riordinare le normative relative a questi enti e dare supporto anche a tutti quei cittadini che in forma anche associata cercano di perseguire un bene comune, di favorire la coesione sociale e di individuare anche opportunità di occupazione in questo ambito. La riforma varata nel 2017 ha subito momenti di attuazione progressiva che tuttora sta subendo. Lo stesso registro del terzo settore, la cui operatività è stata sancita nel 2021, la definizione delle attività diverse, i nuovi schemi di bilancio, fino alla nuova riforma fiscale che poi ne regolamenterà le imposizioni dirette e indirette. Proprio per questo abbiamo pensato che fosse tempestivo e opportuno proporre un momento di riflessione da poter condividere con tutti quegli enti che sono interessati a un evento di così importante portata. Abbiamo pensato a un evento strutturato con interventi di relatori esperti in no profit e ci auspichiamo che la platea che abbiamo di fronte possa trovare fin da questo primo momento un punto di riferimento e anche di supporto tecnico. Speriamo che momenti come questo si possano ripetere anche in futuro, in modo da poter condividere insieme opinioni, risolvere le criticità e individuare anche momenti di crescita e di opportunità.